Buongiorno Daido, l'idea che se muori nel mondo virtuale muore anche il tuo corpo reale è piuttosto sfruttata fin dalle prime opere sci-fi, soprattutto nel cyberpunk. Una in particolare ha attivato la fantasia di Palmer Luckey, che è uno dei fondatori di Oculus, azienda oggi di proprietà di Meta e che comunque lasciò nel 2017 perché è un signore con posizioni politiche un po' borderline. Ecco, comunque Oculus creò il Rift, che è uno dei caschetti per realtà virtuale di più grande successo commerciale, che diede il via a quella che oggi è una realtà sul mercato, cioè la diffusione di device per AR e VR, in cui Meta sta investendo moltissimo e pare stia per entrare anche Apple. Comunque, Palmer Luckey ha scritto un post sul suo blog intitolato «Se muori nel gioco, muori nella vita vera». Ispirato dalla serie anime Sword Art Online, in particolare da un evento denominato Sao Incident, in cui uno scienziato intrappola i giocatori dentro il mondo virtuale con il visore Nerve Gear che bombarda i loro cervelli di microonde se i punti vita vanno a zero, costringendoli quindi a giocare per la propria sopravvivenza. Quindi non solo il Nerve Gear ricrea perfettamente la realtà virtuale collegandosi direttamente alle onde neurali umane, ma può anche uccidere l'utente. Luckey parte da questa idea e nel suo blog post presenta l'idea per un visore che può uccidere il giocatore, non attraverso microonde, perché spiega che non è riuscito a capire come realizzare qualcosa di simile, ma invece usando tre cariche esplosive inserite nel visore e collegate a un sensore fotografico che si attiva quando sullo schermo viene sparato il colore rosso a una certa frequenza, rendendo, dice anche il nostro autore, l'integrazione lato sviluppatore piuttosto facile. Quindi, quando appare la corretta schermata di Game Over, le cariche esplodono, distruggendo all'istante il cervello dell'utente. Aggiunge anche che questo sistema, purtroppo, è prono a errori. Immaginate se per sbaglio sullo schermo appare il rosso nel momento sbagliato, sarebbe un bug dalle conseguenze devastanti. E quindi la conclusione è che serve un'intelligenza artificiale molto evoluta in grado di determinare se sono sopraggiunte le condizioni della morte. Ovviamente questa è allo stato attuale solamente un'idea, un prototipo in 3D, però di un dispositivo che tuttavia, se realizzato, potrebbe effettivamente funzionare, forse il primo esempio di questo tipo al di fuori delle opere sci-fi. L'obiettivo, al di là della provocazione, è ragionare su come il comportamento degli utenti cambierebbe nel mondo virtuale se in gioco ci fosse la propria vita, se le conseguenze delle azioni nel metaverso fossero reali, tangibili. E aggiunge che ci sono sport estremi in cui la vita è effettivamente a rischio ed è proprio questo a renderli così interessanti. Ars Technica in un post di commento aggiunge però che in realtà esempi simili ce ne sono già stati. Nel 2001 ci fu l'installazione artistica Pain Station, dove ai giocatori di Pong, che è uno dei primi videogiochi della storia, venivano inflitte sensazioni di forte calore, pugni e elettroshock di varia durata a seconda dei gol subiti nel gioco. E ancora nello stesso anno il Tekken Torture Tournament, dove a 32 giocatori di Tekken sulla PlayStation erano messi dei bracciali in grado di trasmettere scosse elettriche dolorose ma non letali, attivati dai colpi subiti dal personaggio che controllavano in gioco. Questo è un concetto molto affascinante, non certamente nuovo per chi mastica cyberpunk, e vi invito quindi a leggere il post di Palmer Luckey, che vi linko. È un, direi, un buon tema da mettere in agenda e tirare fuori poi al pranzo di Natale. Grazie per aver seguito anche questa puntata del Buongiornissimo, io vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!